Ciao a tutti. In questo video parlerò sempre di QGIS, ma in particolare parlerò della tematizzazione delle linee, quindi dei vettori tipo lineari. Questo è un argomento che ultimamente mi è stato posto più volte, anche in privato, e in questo video vorrei appunto approfondire questo argomento in modo tale da renderlo molto più chiaro. Andiamo in QGIS. E carichiamo alcuni strati. Allora, per esempio carico degli strati, per esempio fiumi. I fiumi sono delle linee, quindi non è importante che siano dei fiumi, l'importante è che siano dei vettori lineari. Vediamo ora come tematizzarli facendo uso anche di un tema utilizzando appunto gli SVG. Allora, se noi andiamo sulla tematizzazione e clicchiamo su linea semplice e andiamo sul tipo di simbolo del vettore, vediamo che qua non compare la tematizzazione tramite SVG, ma questo non è un problema. Possiamo aggirare l'ostacolo utilizzando, come vedete qua, linea di evidenziazione. Se noi clicchiamo sopra, vedete, aggiunge dei marker di tipo puntuali. Naturalmente è possibile configurarlo, come vedete qua, aumentare gli intervalli. Vedete, se aumentate gli intervalli, aumenta la distanza tra questi cerchi rossi. Però a noi interessa aggiungere dei simboli SVG. Bene, per fare ciò basta andare su Marker, e in particolare sotto simbolo semplice. Se andiamo sempre qua su tipo di simbolo, questa volta compare l'SVG. SVG. Quindi ci clicchiamo sopra e se scendiamo sotto, vi sono tutti i gruppi di SVG che abbiamo noi nel nostro sistema. In particolare i simboli CARG, come vedete qua. Quindi se io volessi, non so, tematizzare con questa simbologia qua, vedete qua, se poi vado su dimensione, posso aumentare la dimensione. Naturalmente tutto dipende da come configuriamo la linea di evidenziazione. Qua sono 6, se noi li diminuiamo, vedete, i simboli si avvicinano, come vedete qua. Se vogliamo aumentare la dimensione del simbolo, eccolo qua, come vedete, è possibile tematizzare in questo modo. Ritorniamo un attimino su CARG, vedete qua, c'è un'ampia libreria di simboli. Possiamo scegliere questo, oppure questo, questo. Possiamo aggiungere tutti quelli che vogliamo. Spero che fai questo video possa aiutare a quelle persone che mi hanno chiesto come tematizzare, in particolare questi simboli CARG, sono dei simboli che si utilizzano in geologia soprattutto. Bene, dove ottenere questi simboli e come caricarli in QGIS, o meglio, come utilizzarli in QGIS? Nello stesso post di Facebook, Stefano Campus, un mio carissimo amico, è presidente della GFOS in Italia, ci consiglia di scaricare questi simboli da questo sito. Se ci clicchiamo sopra, entriamo nel sito dell'ARPA Piemonte. ARPA Piemonte. Questi simboli si trovano, se scorriamo in basso, scendiamo, ecco qua, libreria di simboli geologici USGS CARG, come vedete qua. Questi simboli sono stati realizzati da, come ci suggerisce Stefano Campus, da Rocco Piscopo e Luca Landieri, entrambi due persone che ho conosciuto all'ultimo Hackfest tenutosi a Bologna. Bene, scaricati questi simboli, otterremo una cartella zippata,
basta decomprimere questa cartella dove si vuole, non ha molta importanza, e poi in QGIS vediamo come utilizzarli in QGIS. Per utilizzarli in QGIS bisogna andare su Impostazioni, Opzioni e aggiungere il percorso della cartella in modo tale che QGIS sappia dove andare a cercarle. E questo si fa qua. Se andiamo su Opzioni, andiamo su Sistema, vedete qua Percorsi SVG. Basta aggiungere il percorso qui dentro, cosa che ho già fatto io, come vedete qua. E qua, come si fa ad aggiungere? Basta fare più e andate a cercare il percorso e poi seleziona cartella, così vi comparirà qua questo percorso. Fatto ciò, li ritroverete qua dentro tutte le librerie dei simboli. Molto semplice, no? Spero che sia utile a qualcuno. Anzi, sicuramente sarà utile a qualcuno. Grazie per l'attenzione e ciao.